Grazie, prego chi deve andare ad aggiungere i soggetti per i gruppi di allevamento di farlo, perché siamo pronti per presentare il nostro giudice. Arriva dall'Italia, arriva dall'Italia il nostro giudice dei gruppi, si chiama Giuseppe Colombo Manfroni, lo accogliamo con un applauso. È già pronto nel ring ad accogliere i nostri soggetti, per cui super efficiente il nostro giudice e lo siamo anche noi presentando i vari soggetti. Alaskan Malamute. Segugio italiano a pelo forte, Schapendos. Basenji, piccolo levrero italiano, Schnauzer nano nero argento, Cavalier King Charles Spaniel, Staffordshire Bull Terrier, Volpino italiano. Un applauso agli splendidi gruppi di allevamento dell'esposizione internazionale canina di Montichiari organizzata dal gruppo cinofilo bresciano. Abbiamo razze appartenenti ai diversi raggruppamenti anche in questo caso. Denominatore comune è l'allevatore. Ogni allevatore cerca di fissare nel rispetto dello standard di razza una caratteristica particolare che a lui piace particolarmente e che caratterizza i suoi soggetti. Così quello che il nostro giudice Giuseppe Colombo Manfroni andrà a valutare è appunto questa omogeneità di tipo. Nel gruppo devono essere presenti maschi e femmine, non c'è limite di età. Possono essere presentati in contemporanea da 3 a 5 soggetti. Vediamo ora muovere. Ah, preselezione. Volpino italiano, Schnauzer nano nero, Basenji, Segugio italiano a pelo forte e Alaskan Malamute. Un grande applauso agli altri gruppi dell'esposizione internazionale canina di Montichiari. Invito sempre gli espositori a lasciare il ring dall'uscita verso la segreteria, anche perché il pubblico di Montichiari che adesso sentiamo in un grande applauso, dobbiamo fare un po' di riscaldamento perché il pomeriggio cinofilo è ancora lungo e ci riserva delle graditissime sorprese. Già abbiamo cominciato a pregustare quella che è la qualità dei soggetti presenti a questa esposizione internazionale che non manca mai di regalare perle di rarità come splendidi soggetti appartenenti alle razze più conosciute. Invito tutti i migliori di razza delle razze italiane a presentarsi nel pre-ring, grazie, a seguire i giovani dei cani da pastore. Secondo. Segugi, ah, non guardavo il suo.
Il nostro giudice, che ringraziamo ancora per essere stato con noi, si sta recando sul podio per la premiazione. Dove raggiungere andranno sul terzo gradino i Segugi italiani a pelo forte. Al secondo posto Basenji. E sul gradino più alto del podio saliranno, anche in questo caso sono piccoli e neri ma non sono Calimero, Schnauzer, Nano Nero. Siamo pronti per accogliere nel ring le razze italiane. Permettetemi quindi di presentare, e accoglieremo con un grande applauso, la nostra giudice.